Buonasera, buonasera a voi, buonasera a Maddalena Crippa, buonasera a Giovanni Crippa, interpreti, come sapete perché siete qua, di Infinito tra parentesi di Marco Malvaldi, diretto da Piero Maccarinelli, e in scena da ieri al Teatro Corbetti per questa stagione del Teatro Stabile. Magari prima di cominciare nel dialogo tra noi e il pubblico, do qualche piccola indicazione relativa allo spettacolo. Allora, lo spettacolo, mi sentite? Lo spettacolo direi che è nuovo alle scene, perché è stato rappresentato, se non erro, quest'estate a Cividale del Friuli e a Trieste, ora a Torino, e siamo qui tutti quanti per conoscerlo, dialogando insieme a voi, insieme ai protagonisti indiscussi della scena. Ecco, faccio una brevissima premessa, perché poi, insomma, non sono nuova io né voi a questi incontri, e come sappiamo è bello sentir parlare gli attori o i registi quando ci sono i registi, e quindi, insomma, daremo inizio immediatamente al nostro dialogo. Però credo che meriti una piccola premessa, proprio in ragione della novità, in qualche modo, che voi ci avete portato e ci porterete in questi giorni. Allora, come vi dicevo prima, quest'opera è un adattamento teatrale di questo romanzo che vedete, di questo saggio che vedete. Che si intitola appunto L'infinito tra parentesi, che ha un sottotitolo decisamente interessante anche proprio per l'esito teatrale in qualche modo che ha avuto, e che è Storia sentimentale, come leggete, storia sentimentale della scienza da Omero in qualche modo in poi. Quindi si tratta di un adattamento, quello che o avete visto o andrete a vedere, di un adattamento teatrale di questa storia sentimentale del sapere, che Malvaldi ha pubblicato nel 2016, nella quale trovano spazio tutta una serie di profili, tutta una serie di medaglioni di grandi figure, diciamo, dell'umanità, che hanno contribuito all'evoluzione delle scienze e delle discipline umanistiche, diciamo, da Omero ai giorni nostri. E voi direte, come si fa a tenere assieme un saggio di questo tipo? Bene, il fil rouge che cuce assieme la narrazione, e che trova la sua massima realizzazione, secondo me, a teatro, ma ne parleremo. Ecco, non è tanto la galleria dei ritratti che si susseguono all'interno di questo romanzo, ma piuttosto quella, la dimensione dell'analogia che li lega assieme, che li connette in qualche modo gli uni agli altri, ovvero tutti quei rapporti di somiglianza tra gli oggetti, tutti quei rapporti di somiglianza che sussistono tra scienziati e poeti che vengono citati, tutti quei legami di parentela in qualche modo che vengono a crearsi tra le invenzioni scientifiche e la creazione artistico-letteraria. E sulla scena Maddalena e Giovanni sono in qualche modo la personificazione della poesia e della scienza in costante incontro-scontro, e ne sono al contempo anche la loro rappresentazione scenica. Questo è un cappello molto molto generale per introdurvi a questo dialogo e a questo spettacolo, insomma, assolutamente interessante, proprio per una resa scenica di cui parleremo adesso, che traduce, secondo
secondo me in maniera veramente eccellente questa dimensione dell'analogia che è la costante della narrazione di Malvaldi. Ecco, quindi vedo innanzitutto questo primo ponte di collegamento. Allora, forse data questa premessa, un primo, come dire, momento di dialogo può essere avviato chiedendo a Maddalena e a Giovanni, insomma, a chi di loro vuole cominciare, di dirci un po' come è nato questo progetto, in che modo sono stati coinvolti all'interno di questo progetto, qual è la genesi, e, insomma, di illustrarci questo che per noi appunto è un momento di riflessione nuovo, perché insomma, chi di noi conosce il libro è rimasto fermo a un certo tipo di confezione, insomma. Sì, ma il libro non c'entra, nel senso che non è necessario averlo letto per capire lo spettacolo, assolutamente no. Lo spettacolo, anzi, è veramente comprensibile, fruibile a diversi livelli, e tutto è nato perché Piero Macarinelli, che è un regista teatrale e si sta occupando da diversi anni di problemi scientifici e avveniristici, conosce molto bene Malvaldi, ha letto questo saggio e lui ha avuto l'idea di perché non ne fai un testo teatrale. E allora Malvaldi ha detto benissimo, ci sto, ha scritto una prima stesura, Macarinelli me l'ha mandata, io l'ho letto e in qualche modo mi ha agganciato. Io sono molto naif nel affrontare i testi, o mi toccano, e allora io forse posso poi toccare voi spettatori, o se non mi toccano, anche se, per dire, Maria Stuarda non mi è mai piaciuto, non lo voglio fare, anche se sto nel titolo, non voglio farlo. E allora questo testo invece in qualche modo mi ha parlato. All'inizio, in origine erano marito e moglie, ma siccome Macarinelli l'ha subito proposto a me e mio fratello, allora ho detto ma perché non diventano fratelli questi due, che comunque sono due docenti universitari, lui è un fisico, io un umanista, e questa sorella appunto mette in atto, questo è quello che io amo di questo spettacolo, mette in atto una specie di trappola, perché il fratello è candidato rettore dell'università, della stessa università dove loro sono, e mette in atto una trappola proprio per fare prendere coscienza a lui di un aspetto che, come dire, trascura, è trascurato. Allora, questo spettacolo, la cosa bella che trovo io è che Malvaldi è molto divulgativo e c'è un piano razionale, un piano emotivo e un piano comico, perché è anche divertente, per cui è intelligente, si ride e ci si emoziona. E poi ci siamo noi due, che siamo due fratelli veri, attori, con un grande bagaglio di unione, di affetto, e questo io lo chiamo un teatro umano, perché veramente passa molto, e credo che il pubblico possa, come dire, sul pubblico possa riverberare a diversi, no? A diversi livelli, ma con una, proprio con un godimento, poi dura un'ora e un quarto, cioè che anche questo non nuoce, e dunque, non lo so, noi devo dire che anche proprio perché ci sono anche, lui è uno scienziato, non naturalmente della Torre d'Avorio, è un fisico, e insomma le cose che dice, io per esempio che sono un umanista, che non ho mai amato le materie scientifiche, è ovvio che non so niente, ma e non capisco niente, ma invece c'è una maniera di porgere tutte questi scontri, no? Che poi è molto attuale, perché oggigiorno siamo a interrogarci, secondo me la scienza ha preso troppo il sopravvento rispetto all'umanesimo, nel senso che la scienza ha senso se è al servizio dell'uomo, se invece fai un aeroplano che ha un computer in cui non può intervenire l'uomo, e invece di andare in su va in giù e tu non puoi intervenire e muoiono tutti, allora che progresso è? Questo è un esempio banale, insomma.
ma davvero ci ha stupito il successo che sta avendo, perché ripeto, sia a Trieste, cioè soprattutto a Trieste, che siamo stati 3 settimane, per cui abbiamo avuto possibilità, insomma, di testare vari pubblici, e tutti quanti hanno risposto veramente entusiasticamente. Però se tu vuoi aggiungere qualcosa a questo. Tutto quello che hai detto è... Malvaldi è un giallista, in realtà per questo romanzo, perché nasce chimico, è laureato in chimica, è un docente di chimica, un ricercatore, quindi è uno scienziato, che poi per salvarsi dalla rigidità, diciamo, della scienza, si è messo a scrivere e quindi ha unito questi due aspetti del sapere, così come è sempre stato unito in origine, no? Perché nell'antichità i filosofi o i poeti erano anche scienziati, scrivevano di scienza in poesia, quindi le due cose erano estremamente connesse. E dicevo, Malvaldi è un giallista perché ha cominciato appunto a scrivere dei gialli, e non poteva non mettere un giallo anche qui dentro. Lei un po' ha già svelato la cosa, e in un giallo sapere come va a finire vuol dire togliere molto del sapore. No, qui. Ma no, no, sì, no, non sì, hai detto niente. Hai accennato. No. Qualche... Ma no, no. Cioè, io non lo ripeto quello che hai detto, perché... però c'è anche questo, insomma, c'è anche così la sorpresa, l'attenzione di vedere che cosa sta effettivamente succedendo. C'è proprio anche una trama di suspense che è abbastanza accattivante. E poi appunto c'è un valore aggiunto, che è quello del nostro rapporto. I due personaggi sono fratelli nel testo, e noi siamo fratelli veri, per cui non abbiamo fatto fatica a entrare, diciamo, almeno in questa dimensione, no? E portiamo in scena quello che è un nostro vero affetto. Attore maschio, attrice femmina, abbiamo fatto praticamente la stessa strada, ma su binari sempre paralleli, fino a qualche anno fa, quando invece abbiamo portato in scena un testo di Giovanni Testori tratto da un romanzo, anche lì di Testori, che era Passio, Letizie e Felicitatis, con la regia di Daniela Nicosia, e per la prima volta abbiamo recitato veramente insieme. Ci eravamo anche incontrati a Siracusa, ma insomma non avevamo praticamente dialogo, io un messaggero, sì, andavo a riferire a lei quello che era successo, e ci siamo trovati bene, insomma, ci siamo ritrovati, nel senso che avevamo cominciato insieme da dilettanti, e poi ci siamo ritrovati invece come professionisti ormai maturi, e con una grandissima gioia di lavorare insieme, perché ci stimiamo, ed è veramente un'esperienza bella. E questo, che è autentico e vero, credo che passi, arrivi agli spettatori, ed è un valore aggiunto, insomma, allo spettacolo. E un'altra cosa che voglio aggiungere è che poi questa proposta di Maccarinelli, del testo, diciamo, della prima stesura di Malvaldi, come dire, si è arricchita, ampliata, confrontata con, nell'arco di 8 mesi, con degli incontri che facevamo, e questo è importante, perché il teatro è qualcosa di artigianale che va, come dire, va sperimentato e va limato non a tavolino nella propria stanzetta, no? Non è appunto un'opera letteraria che l'autore compie dall'inizio alla fine ed è finito, si compie nell'andata in scena o nel metterlo in scena, e dunque ha bisogno poi, per chi come Malvaldi non è un autore teatrale, cioè no, no? Ma gli stessi... Sì, però bisogna proprio dargli atto di una grandissima disponibilità. Disponibilità di questo lavoro, che secondo me ha poi creato veramente una cosa, come dire, equilibrata, compiuta, no? Perché non c'è niente da fare, le cose richiedono il lavoro comune, no? Comune. Il teatro è proprio una cosa che non... si fa da soli, ma invece è uno degli ultimi, come dire, mestieri, no? Che, dove c'è un grandissimo artigianato, e c'è questo, veramente questo bisogno di svilupparlo con gli altri, che questo è il senso poi, no? Di comunicare con le persone. Certo. Sì. Ma posso chiedere... Qualcuno di voi ha già visto lo spettacolo? Anch'io avevo. Ecco. Quanti hanno già visto lo spettacolo? Una. Due. Due.
quindi insomma adesso parliamo effettivamente dello spettacolo, così cominciamo a dare qualche indicazione che... io ho una domanda anche immediatamente relativa a questa scenografia così bella, questo bel decor di libri, questa libreria straordinaria, con queste porte lavagna che sì. Mi hanno dato, mi sono piaciute immediatamente, che ho pensato di riprodurre. Voglio fare a casa mia. Immediatamente, tutte porte lavagna. Immediatamente porte lavagna, l'ho trovata bellissima. Quindi insomma, già insomma, entriamo a teatro e abbiamo un impatto immediatamente come dire, favorevole, dato da questa familiarità insomma, con libri e con lavagne che ci fa poco a poco entrare nella dimensione del sapere sempre più bella, sempre più interessante. E come dire, entra in scena la Maddalena, che è Francesca, sì. Dico bene, che capiamo poi dopo, sta aspettando a casa sua, seduta ad una tavola più o meno imbandita, dico bene, sta aspettando il fratello Paolo, che sta per arrivare, e da lì insomma, comincia lo spettacolo, che a poco ci farà capire che si tratta di due professori universitari, come dicevate poco fa, e che Paolo insomma, si è candidato a rettore e quindi sta vivendo momenti che noi abbiamo vissuto qualche mese fa quando abbiamo eletto il rettore, quindi insomma siamo molto vicini. E quindi insomma, la scena si apre con una discussione apparente tra due fratelli che non sappiamo essere due docenti universitari e che a poco si rivelano essere tali. Quindi ci sono questi due piani molto belli fin dall'inizio, cioè il piano del privato e il piano, quindi la dimensione dei due fratelli che si incontrano, non sappiamo bene perché, certamente amano la cultura, questo è il decor, e il piano invece della professione, a poco capiamo che c'è un interesse particolare di ricerca per tutti quei libri che sono nella loro stanza, nella loro libreria, e quindi a poco capiamo che poesia, in qualche modo, perché Maddalena, Francesca hanno letterata, e scienza, perché Paolo è un uomo di scienza a tutti gli effetti, cercheranno lungo tutto lo spettacolo di incontrarsi attraverso non pochi scontri, evidentemente. Allora, prima domanda, mi piacciono molto i vostri nomi, Paolo e Francesca, che evidentemente ci portano da tutt'altra parte, come sappiamo, no? Ci portano al quinto canto dell'Inferno di Dante. Non c'entra nulla, immagino, in qualche modo magari c'è qualche eco, voi ci direte se è così o se non è così. Allora, perché Francesca sta aspettando Paolo in maniera così concitata e ansiosa, in qualche modo, no? Ma no, appunto, non voglio svelare niente, se no non vengo, se gli racconto tutto, ma no, ma se gli racconto tutto, allora sì. Ma non ha senso. Perché è così in ansia? Ma che in ansia? Dell'arrivo? Ma no, non sono affatto in ansia. Sì, ma un pochino. No. Non si può dire nulla. Ma no, ma non si può dire, ma no. Ma cosa c'entra? L'ho invitato a cena e lui, gli racconti lo spettacolo, allora no, non ha senso. Perché devono venirle? Per parlare di scienza, di poesia magari. Quali sono gli ambiti sui quali voi andate ad incontrarvi? Teniamo lo stesso. No, davvero, secondo me non ha senso proprio, perdonami, di raccontare la trama in questi termini non ha senso. Ma non ti dico di raccontare la trama. Perché semplicemente rovini una sorpresa. Il fratello è candidato. Il fratello è candidato rettore. Quella sera a mezzanotte si chiudono le liste. E quindi si saprà chi è candidato, e la sorella l'ha invitato a cena. Bene, esattamente. Perché gli deve dire qualche cosa. Dopodiché questo qualche cosa che gli deve dire, man mano si scoprirà che cosa sarà. Certo. E questo Giovanni soprattutto è animato, come dire, da tutta una serie di modelli e di teorie scientifiche che in qualche modo servono a dimostrare la teoria attorno alla quale si,
la propria teatrale incentrata, no? Cioè il fatto che bene o male da qualche parte poesia e scienza, scienze umanistiche, invenzioni scientifiche e creazione letteraria o artistica in qualche modo si incontrino sul fil rouge, come dicevamo prima dell'analogia. Insomma, quali sono i modelli, le grandi figure della scienza che animano il personaggio che tu interpreti? Ma si parla di Maxwell, si parla di Dirac, ma vengono appunto sfiorati, si parla, lui disegna o scrive su una lavagna appunto la formula di base della meccanica quantistica relativistica e spiega in poche parole che cosa questo significhi. Ma non è che ci sia niente di particolarmente difficile, certo. No? È così come quando parlano di Maxwell e lei tira fuori Lucrezio, che è stato il primo filosofo scienziato appunto a parlare dell'atomismo, no? Certo. Il primo che ha suggerito l'idea che la materia fosse composta di entità piccolissime in qualche modo. Per cui sono cose proprio, come dire, semplici. Anche la difficoltà della I gamma scala delta psi uguale a mp psi, certo è una formula matematica, dopodiché lui spiega più o meno che cosa significa, e nello spiegare che cosa significhi, secondo me, è molto bello. Certo. No? Anche se non si capisce tutto, però che dal presente o dal passato si possa ricostruire il futuro, il passato di una particella, che quella cosa dimostri che esistono particelle che nella realtà non ci sono, positroni, antimateria. Sono dei, come dire, chiaramente poi se uno ha curiosità di approfondire il discorso può andare a vedersi là dove può trovare delle informazioni ulteriori, altrimenti è semplicemente bello sapere che tutto questo esiste, è stato dimostrato ed è una parte del reale che noi, diciamo, non approfondiamo, ma che esiste, che è lì pronta per essere scoperta ed ammirata. D'altra parte, appunto, il legame della scienza con la poesia è proprio, lei dice, ma lei, diciamo, insomma, recita, diciamo, per un certo momento una parte, negando quello che invece lei sa benissimo, cioè appunto che la bellezza sta proprio nel fascino, nella sorpresa, no? Quindi anche una formula matematica per chi la conosce è qualcosa di estremamente bello. Certo. Appunto, essendo dentro questo testo, essendoci un giallo, più di tanto, non è che si possa spiegare, a chi non ha ancora visto lo spettacolo, la signora, non so, forse lo può confermare, no? È chiaro che uno lo può vedere, goderne, anche noi che lo facciamo, ci divertiamo tutte le sere pur sapendo come va a finire, però è bello per chi arriva la prima volta avere proprio questa sorpresa di capire che cosa sì, sta succedendo. Del giallo, ma quello che è bello secondo me e quello che prende la gente è soprattutto la relazione umana, e nello svolgersi di questo dialogo accadono dei, come dire, appunto degli scontri, dei momenti di incomprensione, di comprensione, di reazione, che sono assolutamente umani, e in questo senso di una relazione di affetto, e che comunque c'è il momento di incazzatura totale, da mandarsi a fanculo, non so come dire, e questo è la cosa bella, è questa trama, che, no, che è intellettuale sicuramente, ma anche emotiva, non lo puoi sciogliere, e qui sta il fascino secondo me di questo spettacolo rispetto ad altri, non so, che c'è qualcosa che chiunque può portarsi a casa come esperienza vedendo questo spettacolo, credo, no? Almeno io trovo questo che è la cosa più... Sì, infatti quello che, appunto, quello che io ho visto ieri lo spettacolo, quello che mi ha molto colpita, mi è molto piaciuto, è proprio appunto questo doppio registro, no? Che, cioè il fatto che voi siate appunto fratelli, che voi siate due docenti universitari e che comunque il tutto si dipani sulla, come dire, attraverso, come dire, una sorta
sul filo dell'ironia sempre, perché insomma siete molto ironici, in qualche misura andate a personificare, come dire, d'un lato, come dire, la capacità di dialogo che solo, come dicevi tu, no? Chi ha dei legami emotivi forti è in grado di sviluppare, e nello stesso tempo, anche laddove ciascuno di voi, come dire, assume il volto del docente, del professore universitario, e quindi, come dicevi tu, comincia a spiegare formule particolari, oppure sulla lavagna di casa versi di grandi poeti del Novecento, ecco, tanto in un caso quanto nell'altro, voglio dire, c'è una capacità di ascolto e di comunicazione tra i personaggi che è molto forte, che è dato da questa dimensione emotiva che è molto, che si sente molto anche proprio dalla vostra recitazione. Quello che infatti mi ha anche colpito è l'importanza della dimensione del ricordo, che emerge in maniera abbastanza evidente nel vostro rapporto di fratelli e di docenti nello stesso tempo, perché proprio attraverso la dimensione del ricordo le due dimensioni, che è quello della, come dire, della complicità di due bambini che sono cresciuti assieme, quindi la complicità di due fratelli e della complicità di due studiosi, insomma, che si conoscono e che cercano di dialogare, ecco, mi sembra che vada proprio a stratificarsi sulla dimensione del ricordo questo importante legame che voi siete in grado di costruire tra di voi grazie alla forza della conoscenza, grazie alla forza del sapere. Mi sembra che questi due personaggi che voi incarnate, ditemi se mi sbaglio, siano in fondo due personaggi che cercano di dare una risposta alla verità, interrogando se stessi e interrogandosi reciprocamente rispetto a, appunto, quelle che possono essere i legami di analogia che si instaurano tra sfere apparentemente così distanti, quali sono le sfere del sapere che praticate nella vostra veste di docenti universitari. E poi, non so se lo posso dire perché se no Maddalena se la prende con me, questa sfera del ricordo ha, come dire, una sua bellissima, come dire, concretizzazione all'interno di un momento lirico particolarmente bello, no? In cui vi unite in un canto come se mettesse assieme i vostri saperi di studiosi, il vostro essere diversi ma nello stesso tempo essere uniti da legami culturali, affettivi, eccetera, 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 e anche questo mi sembra un momento molto importante in una è come se così volesse riassumere attraverso la musica, insomma, quello che è un lungo discorso di elaborazione di pensieri, insomma, che si incontrano e che si scontrano. Quindi anche questo è molto bello. No, sì, questa osservazione sul ricordo è molto pertinente e giusta, ed è, credo, proprio quello che, come dire, che è quel valore aggiunto di cui parlavo prima, che abbiamo noi, perché esattamente nello stesso modo che hanno i personaggi che rappresentiamo, noi abbiamo vissuto, no, le stesse, e tra l'altro abbiamo quell'età. Ricordiamo quella canzone che anche loro ricordano, perché quella canzone fa parte dei nostri ricordi comuni, e ripeto, le nostre vite sono state comunque segnate da un procedere parallelo, così come lo è stato anche per i due personaggi che interpretiamo. Poi io non mi sono sposato, ancora non mi hanno portato, cioè io mi sono sposato e ho ancora mia moglie, per cui non mi è capitato quello che è capitato a Paolo, però non è difficile, come dire, recuperare
memorie di amori in qualche modo più tormentati, no? Per cui questo si sente proprio che c'è questo vissuto e questo riferimento al passato che è un terreno comune anche emotivo dal quale attingere e che si sente, credo, abbastanza evidentemente, insomma. Non so se la signora che ha visto lo spettacolo invece vuole chiedere qualcosa, fare qualche domanda, qualche osservazione da fare. La mia osservazione è stata proprio questa: è stato uno spettacolo che è riuscito a trasmettere una parte, un'emozione, non solo un discorso, diciamo, intellettuale, cioè esatto. Ho fatto fatica, sono stata molto attenta per cercare di cogliere tutti gli intrecci tra la parte più scientifica e quella umanistica, però traspariva proprio questa relazione emotiva che era quella che veniva fuori, che era quella che era il fondamento dello spettacolo. E per questo io, che sono un pochettino risonante, emotiva, cioè mi è piaciuto molto, molto di più di tante altre rappresentazioni. No, ma per questo io dicevo un teatro umano, perché poi la scienza, la letteratura deve servire a noi, ma a noi come esseri sociali. Per questo il teatro è nato e ha senso ancora oggi con i telefonini di farlo, il teatro, perché noi siamo esseri sociali, non siamo esseri solitari o, no, o così soltanto, abbiamo bisogno gli uni degli altri. E non è vero che abbiamo, cioè, che c'è solo questa parte, c'è anche questa parte, cioè l'anima esiste, i sentimenti esistono, le passioni esistono e tutto quanto ci lega, no? Allora è così importante di capirci sempre di più o di osservarci o di sperimentare questa cosa, no? Di come ci si muove, ci si risponde o ci si, no, o si sta vicini, ma proprio perché tutto deve servire a noi, ma come esseri sociali, come esseri che hanno a che fare con le altre persone, che hanno bisogno delle altre persone, che, no, non siamo soli. In questo senso trovo che appunto il pubblico ha proprio a teatro una parte fondamentale nello spettacolo. Voi siete chiamati a partecipare. Ieri c'era una grossa partecipazione, cioè il pubblico può veramente migliorare lo spettacolo con la propria attenzione, col proprio... Certo, se uno si siede lì e dice, boh, fatemi divertire. Facce ride. Allora no. No, ma invece è proprio una cosa che si fa insieme, questo respiro, cioè non è che è una pellicola cinematografica che la sala si può svuotare e andiamo avanti lo stesso. Se la sala si svuotasse, l'attore direbbe, va bene, grazie, ho capito, e si ritirerebbe in camerino. O se non ci fosse il pubblico, no? È così, la partecipazione, l'attenzione, la risposta... È così, ieri c'era la risata, no? E lì veramente c'era un respiro comune, per cui il pubblico può veramente essere parte attiva dello spettacolo. Insomma, questo spettacolo proprio invita il pubblico a partecipare ed è bella questa relazione, questo gioco che in qualche modo diventa che lo si fa insieme, no? Che non si fa solo da una parte. Posso dire una cosa? Io ieri ho visto lo spettacolo, appunto, trovo che questa cosa dei vari livelli arrivavano proprio tutti, quello emotivo ma anche quello intellettuale, faceva riflettere, si rideva, c'era questo rapporto effettivamente che passava molto tra gli attori in scena e tra il pubblico e gli attori. Mi interessava capire quello a cui aveva accennato all'inizio, proprio della scrittura, delle prove, il rapporto con l'autore e come siete riusciti a costruire questo testo per arrivare... Beh, ripeto, è un lavoro comune, un'apertura gli uni verso gli altri, nel senso che abbiamo fatto nell'arco, ho detto, di 8 mesi, degli incontri in cui leggevamo il testo, no? E
venivano, man mano che si leggeva, venivano fuori delle osservazioni, delle precisazioni, delle puntualizzazioni, no? Delle, come dire, anche delle, proprio dei cambiamenti, ma che aiutassero, no? Il testo a compiersi, a migliorarsi, a strutturarsi, ad evolvere. Se pensi che appunto la canzone di De André entrava una canzone, cioè dalle casse. Ma semplicemente perché, capisci? L'autore quando scrive non può immaginare che magari l'attore che lui è capace di suonare, capisci? Allora, di cantare. Lei dice, vabbè, ma perché fare entrare... No, visto no, perché che io so che lui suona e canta suona, benissimo. Canta, facciamola cantare, quindi... E quindi poi dopo la cosa è... No, ma anche quindi... devi poi, e questo è un intervento suo, devi anche... Allora, questo come lo fai avvenire? Capisci? Come lo fai avvenire? Allora ci vuole una giustificazione perché avvenga. E allora si è creato questo snodo che secondo me è bellissimo. E bisogna dare, appunto, per questo dicevo, bisogna dare atto a Malvaldi di una grandissima disponibilità e... come dire, anche lui di un amore per questo lavoro fatto insieme, no? Che, certo. Anche lui era la prima opera teatrale, quindi si mette in scena, no? Vengo, sento come leggete, ci si scambia le prime impressioni, dice, ma noi qua allora forse invece di entrare la canzone potrebbe essere suonata, quindi ci vuole uno snodo. Insomma, si è lavorato e pian piano il testo ha preso la forma che oggi portiamo sul palcoscenico. Ed è stato un lavoro di ensemble proprio. E di, appunto, perché poi quando lo fai, poi passa del tempo, poi ti ritrovi, ci ritorni sopra, poi passa del tempo. Cioè non è che prendi e devi andare in scena. Se c'hai quest'urgenza soltanto di andare in scena, è chiaro che non come dire, sei preso, no, da altre cose e non ci può essere questo sviluppo così che c'è stato invece prima delle prove. E poi... Per cui prima delle prove abbiamo avuto in mano un testo compiuto, forte, forte perché sviluppato in tutte queste direzioni e precisato. Poi dopo chiaramente nel farsi ci si scioglie, no? Perché anche la prima, una stronzata, vengono i critici alla prima, ma che viene la prima? Cioè prima cominciamo, ma siamo umani, per cui... Anzi, più lo fai e più le cose vengono bene o sciugliano, no? Sciugliano. Da sciugliare. Per capire, no? Che scivolano, sono belli conditi, c'è cioè il condimento, capito? E non c'è quel terrore paralizzante della prima. No, bisogna anche dire che questo spettacolo deve la sua forza anche proprio alla generosità di Maddalena, che tanto ci ha creduto, è stata quella che ha avuto l'indice. No, questa cosa qua è fortissima, dobbiamo fare. No, l'istinto. E poi la sua generosità, perché io sono andato a Siracusa, abbiamo provato mentre lei recitava Ecuba nelle Troiane a Siracusa. Qui si recita un giorno sì, un giorno no, quindi il giorno di pausa lei provava con noi, poi, quindi non è che abbiamo avuto poi... E per lei è stato insomma un impegno non indifferente, quindi si deve anche alla sua grande generosità. No, perché si doveva debuttare per forza Cividale il 12 luglio, per cui io chiaramente fino a giugno ero a Siracusa e allora... Cioè era un tempo ristretto, no? Poi ancora sono vecchietta, ma ancora c'è la memoria, ha retto. C'è qualche altra domanda o posso, perché ho un'altra curiosità io, posso... Sì, sì. Ecco, rispetto a questi ruoli, no? Che vi siete ritagliati o che sono stati ritagliati su di voi, cioè il ruolo di Francesca e di Paolo, è proprio quello di rappresentare, di essere emblemi di una scuola di pensiero, che deve essere una scuola di pensiero di natura prevalentemente scientifica da una parte, oppure una scuola di pensiero prevalentemente letteraria dall'altra,
Oppure invece è un ruolo che deve maggiormente giocare su, come dire, sull'etichetta, così un po' posticcia, un po' superficiale, che si mette su queste due categorie? Che dite? No, non lo so, no, non lo so, non mi sembra... Nei momenti, nei momenti in cui no. nel vostro ruolo appunto ben chiaro no io chimico, cioè se fosse stato l'opposto per me sarebbe stato più faticoso perché appunto io di chimica proprio di fisica di matematica sarebbe stata un somaro totale cioè non io sono proprio per le materie umanistiche per cui io sono nel come dire nel ruolo ma non so, non è... Poi questo spettacolo, il senso di quello spettacolo è proprio, non è chi la vince dei due, è che servono tutti e due. Cioè, la cosa bella, la cosa che viene fuori da questo spettacolo è che serve l'uno e serve l'altro, e uno non può fare a meno dell'uno e dell'altro. Cioè, il doppio versante della conoscenza. Ma certo, uno al servizio dell'altro, e no, non ci deve essere appunto supremazia, trovo. Come si dice nel finale, dimenticarsi di uno o dell'altro, di questi due aspetti, significa essere dei cretini che saltellano su una gamba sola, per cui è anche difficile rimanere in equilibrio. No? Cioè vai a schiantarti, vai a cadere, vai a... no? Se elimini un elemento, se la persona umana non sviluppa di sé, no? Tutte le... Poi uno può avere una predominanza di una cosa, ma non può negare l'altra, no? Perché va a perdere qualcosa, non qualcosa che poi manca, no? E che non lo compie umanamente... come persona, è un arricchimento grande che puoi appunto ottenere e che possiamo tutti ottenere perché... Ma poi tra l'altro proprio questa riunificazione tra scienza e lato umanistico è proprio quello che il docente, il candidato rettore vorrebbe portare, anzi porta nel suo programma e continua a dirlo. Poi è costretto a difendere la sua parte scientifica perché è attaccato in maniera un po' sorprendente dalla parte umanistica, poi dopo si capirà alla fine perché, insomma, ma è proprio quello che dice, io quello Lucrezio, poeta e scienziato, quello che vorrei realizzare con il mio programma. Il mio programma è il cambiamento, vorrei proprio portare riappacificare queste due branche che invece oggi purtroppo con la specializzazione tecnologica vengono sempre più separate, per cui come ha fatto molto bene prima l'esempio Maddalena, succede che poi appunto queste macchine possono creare dei veri disastri se non sono più, come dire, in funzione dell'umano, no? Il rischio grande dell'umanità è quello della disumanizzazione e questi robot, questa tecnologia super specialistica e specializzata rischia di accelerare questo rischio. Quindi anche la scuola non promuove il lato diciamo culturale umanistico, anche perché se ci sono nuove scuole, nuovi corsi di studio, se deve essere sacrificato un ambito viene sacrificato quello umanistico. Quello umanistico. Certo. Ma questo è molto grave perché appunto sarà che io sono una fan dei greci, no? Proprio assoluta, e loro proprio dicevano l'importanza del limite, oggi assistiamo allo sfrenamento, del consumismo, lo sfrenamento dell'economia, lo sfrenamento di chiunque, fa quello che vuole, ma non è possibile, noi siamo umani, noi siamo nati per morire. Allora, questa cosa è così importante, anche di non sfrenare la mia libertà nel momento in cui ledo la tua, non so come dire, e soprattutto questo fatto che noi non siamo sola carne, sola raziocinio,
ma siamo abitati da tutto, e oggi secondo me l'infelicità totale della gente e i disastri che a cui assistiamo è perché anche questi giovani, non avendo più le nonne che gli raccontavano le favole, e l'oratorio, i preti, che almeno c'è bene, male, ma ti entrava, cioè venivi a contatto, poi dopo potevi rifiutarlo, potevi ribellarti, ma il bene e il male è importante, come dire, anche crescere emotivamente e sentimentalmente, se no assistiamo appunto a delle persone che poi fanno degli, perché quando poi vieni, come dire, investito o attraversato, no? Dall'odio, dalla vendetta, e poi fai delle cose assurde, no? Come questo ragazzo sedicenne che prende la macchina della madre con 8 amici, ma questo è lo sfrenamento, perché una volta forse non si sarebbe osato, o forse sì, ma meno. In ogni caso non sai guidare, come puoi pensare che una macchina con su 8 persone non cambi, come dire, la tenuta, no? Non so, è qualcosa che mi preoccupa moltissimo, perché è vero, non c'è più un'alfabetizzazione dei sentimenti, che sono quelli che però fanno la differenza poi, no? Perché uno deve saper affrontare il dolore, deve saper affrontare il fallimento, perché siamo fallibili, perché siamo limitati, perché siamo umani, no? Allora questo fatto dello sfrenamento è qualcosa che mi preoccupa davvero tantissimo, e sono d'accordo con la signora che sempre di più viene a mancare questa base umanistica che compie l'essere umano nella sua bellezza, nella sua fragilità, accettando tutto. Ma questa è una strada così di capire che è una ricchezza, no? Invece appunto oggi è tutto a vincere, a primeggiare, a, no? Quanti like c'hai, non so. Oppure vedi che per questo dico, i greci erano fantastici, perché davano le parole a cose indicibili, no? E oggi invece noi che siamo collegati col mondo intero, però poi la gente non sa esprimersi, dire, tirar fuori, sciogliere, compatire con gli altri, no? Questo è quello che secondo me ci manca, e questo è il senso del teatro, profondamente è stato questo, sempre, ripeto, io ho fatto l'anno scorso, non so se qualcuno di voi l'ha visto, questo Matilde, Oltran per San Vittore, sempre ai Gobetti, che erano naturalmente i deportati operai di Sesto San Giovanni nel 43, 44, 45, che è la stessa storia delle troiane, dei greci, della guerra di Troia, che fanno la guerra, poi chi rimane? Le donne, senza mariti, senza figli, che devono portare avanti la vita, no? Cioè, per dire, sono due facce di una dimensione atroce che non abbiamo superato affatto, perché il mondo è pieno sempre di più di questi disastri assurdi e di sofferenze indicibili, ma non so, per me questo è il senso del teatro, per quello, anche se non so quanto ancora potremo farlo, ma però siamo comunque noi umanisti dialoghiamo con gli scienziati, eh? Abbiamo fondato un centro capitanato da Maurizio Ferraris, la filosofia ci porta nella direzione giusta, abbiamo inaugurato un annetto fa e lavoriamo con colleghi del Politecnico. Qui a Torino? Sì, stiamo portando avanti un progetto, insomma, declinato a seconda di quelle che sono le nostre specificità, molto interessante da questo punto di vista. E poi sempre di più nell'ambito delle digital humanities o dell'informatica umanistica si sta lavorando. Certamente i fondi a disposizione sono sempre molto molto centellinari. Infatti quando vedo sulla scena i professori universitari rappresentati così, come dire, forse in maniera anche un po' stereotipata, come ogni tanto viene fuori dal vostro bellissimo dialogo, no? Quando ci sono questi professori così ambiziosi,
sfruttatori di dottorandi, mi pare che siano dei passi che vanno in quella direzione, così queste cose mi fanno un po' sorridere. Perché professore universitario? Perché il dialogo tra due professori universitari e non tra un chimico farmaceutico? Dovrebbe chiederlo a Maddalena. Un chimico farmaceutico e un poeta, una poetessa contemporanea. Perché due docenti universitari sotto Torchio? Avrebbero potuto essere chi invece? Non lo so, una poetessa, ma non c'era di mezzo l'elezione al rettore. Poi. Perché l'elezione al rettore? Perché? Forse perché cosa c'entra l'università in questa diatriba? Malvaldi è un docente universitario e credo che conosca l'ambiente molto bene dall'interno, quindi se sia stereotipato o no quello che lui porta in scena. Non lo so, perché io invece quell'ambiente non lo frequento affatto, ma tantissimi docenti che hanno visto mi dicono che quello che si sente è molto 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 vicino a quello che succede nella realtà. Ci sono tante sfaccettature. Vabbè, non c'è dubbio, ma uno deve scegliere. La curiosità era appunto questi che erano prima, dicevate, marito e moglie, poi fratello e sorella, perché erano stati scelti, appunto, perché è stato scelto da Maldaldi, insomma, che lo sapeste, di rappresentare due figure che appartengono al mondo universitario e non due figure che praticano comunque come studio. Beh, perché sennò mancherebbe proprio tutta la storia del giallo. Tutto il giallo. Se non ci fosse, come dire, l'evento della candidatura a rettore di uno dei due, mancherebbe, come dire, il motore che fa andare avanti la PS. Avete domande? Perché io intanto penso alla rappresentazione e avete delle curiosità? Ah, io vorrei chiedere una cosa, sì. Che esula un po' dallo spettacolo in generale, signor Maddalena e Giovanni. Cosa ne pensano? Cosa ne pensate del teatro, della tecnologia applicata al teatro? Che mi sembra faccia un po' perdere quello che è la centralità dell'attore a vantaggio di un qualche cosa che ha sì, una spettacolarità che è una spettacolarità che viene, si può viene trovare anche altrove. Cioè, io giustamente Maddalena ha parlato del teatrale ed è quello che andiamo a cercare nel momento in cui andiamo a teatro. Certo. Molto spesso ci sono proiezioni, in realtà lasciamo da parte gli aspetti tecnici, migliorativi, scenografici, che è una cosa. Soprattutto l'inserimento molto spesso di immagini proiettate, cose di questo genere, mi sembra rappresentino un'alterazione di quello che è il concetto teatrale di base. Assolutamente. Nella mia ignoranza. No, io sono d'accordo con lei, io sono contro questo, io lo chiamo il teatro, c'è anche famolo strano, che dico. No, che adesso ci sono tutte queste anche discipline diverse che vanno benissimo, ma io sono per il teatro di parola, con l'attore e perché dico di parola? Perché la parola è la cosa più difficile e che richiede un'arte vera, no? Io posso recitare appunto i classici greci, Dante, Ariosto, Tasso e questo. Cioè, non lo potevo fare quando ho cominciato. È una cosa che ho, come dire, conquistato, imparato anche di rendere facile al pubblico quello che è molto complesso. Che la lingua di Dante non è semplicissima, assolutamente no. Però è così forte, è così bella, è così, come dire, dicibile, comunicabile. Ma per questo io sono contro, anche perché la proiezione ci ammazza. No, ci ammazza nel senso che davvero, tra l'altro la proiezione, la videoproiezione, cattura l'occhio, no? Cattura l'occhio in una maniera così potente rispetto agli altri sensi che prende il sopravvento, non so che distraente, ma come ha detto, riduce un
Per questo io chiamo questo spettacolo, nella sua semplicità, perché non è dico faccio lo spettacolo del decennio, assolutamente no, ma è teatro umano, capito? E questo lo rivendico anche a Siracusa, lo rivendico di essere lì con meno scena possibile, perché è già uno spazio pazzesco, no? Non c'è bisogno, e c'è la parola, e comunicare questo con gli altri ovviamente è importante. E invece oggi c'è tutto questo non so, questa miscellanea di, no, teatro, danza, varie discipline, che va bene, ma il teatro di parola no, non toccatelo, perché io non mi arrabbio, trovo anche che io mi annoio, sinceramente mi annoio, perché non seguo la storia, è tutto così arbitrario anche, no? Di cioè non sempre comunque, dipende, però adesso c'è un abuso, secondo me. E poi non parliamo nella lirica, perché nella lirica io una volta a Zubimeta gliel'ho detto, ma come accettate? C'era la furia del Baus che aveva fatto una tale proiezione, ma di non so, 30 metri per ma io dico, ma allora lei che l'orchestra che suona, quei poveri cantanti che si sono fatti un mazzo così tutta la vita, perché ma che ci sia Pavarotti, che ci sia un cane, perché capisci, la tua attenzione è solo in una visiva. È solo vince quella, perché è troppo più forte e è ingiusto verso, secondo me, appunto, l'artigianità di un'orchestra che suona dal vivo e di seguire, e che deve essere in primo piano l'orchestra, i cantanti, capito? E anche la storia, capirla. Ma penso che il pregio principale di questo spettacolo sia presso quello che hai detto in un'intervista, che una signora di una certa età è venuta a salutare, esatto, lo spettacolo, esatto, e ha detto che aveva visto tutto, pur non avendo una formazione. No, a Trieste, che aveva, recitavamo in uno spazio meraviglioso, perché è una stanza, perché mi sono 120 posti, sì, così. La distanza è così, no, ma forse sono più vicini ancora, è imbarazzante quanto sono vicini. Fa conto così, no? Per cui agli applausi noi eravamo qua, la signora felice si è alzata, mi ha abbracciato e mi ha detto, no, mi non ho fatto scuole, non ho fatto scuole e ho capito tutto. Cioè, allora, questo sei, perché poi questo sei, non è che a teatro devi avere le chiavi, devi fare un corso di preparazione prima, capito? Se è un teatro fatto bene, arriva a tutti. Poi certo, chi ha fatto l'università probabilmente reagisce a delle altre cose, ma non deve essere escluso nessuno. Quando abbiamo fatto I Demoni, che durava 12 ore, io ho avuto delle esperienze, delle persone impazzite, capito? Perché dicevano, so, vengo, ma poi dopo vado via perché 12 ore, ma ancora! Che uno fa un'esperienza, capito? Come fare un viaggio nel tempo, nello spazio, che bruci tutto, no? Perché dopo diventi amico di quello che sei seduto vicino, hai mangiato a pranzo, hai mangiato a cena, cioè, e capisci che non hai bisogno del telefonino, non hai bisogno, no. Ti interessa una storia, ti sta parlando, ti riempie il cuore, lo stomaco, la testa, l'anima, ma basta, cosa abbiamo bisogno? Non lo so. Potete venire, se invece non vi piace o non trovate che, perché uno può anche raccontare un sacco di trottole, no? E uno viene e dice, no, allora, no, non mi è piaciuto. È anche legittimo questo, no? Ma dove è portato lo spettacolo? Dopo Torino o c'è Trieste? Torniamo non so in Friuli. Se avete sentito? In Friuli, e faremo Gemona, Cervigliano, Codroipo, Udine, e dopo Milano, e poi Firenze, e poi Palermo. Insomma, finale metà gennaio siamo in giro. Avete altre domande? Ditemi, perché io so che i tempi sono sempre molto
sono le 6:30, ditemi, possiamo continuare ben volentieri? Che dite? Ci prepariamo per lo spettacolo? Sì. Eh sì! Grazie ancora.